Oh, adesso ragazzi ci mettiamo di buona lena e facciamo insieme uno svuoto di tutto il nostro sgabuzzino, perché è un disastro, adesso vi faccio vedere. Però, cioè, detto tra me e voi, perché Aurora di là in bagno non mi sente, adesso io riprendo, ma lei lavora, Oh, cioè, qua io sono qua a fare... Comunque, adesso vi faccio vedere. Va bene, guardate qua che disastro che c'è, lo sgabuzzino, sembra che si esplosa una granata. Comunque ci sono le nostre scaffalature, c'era già stato un video che aveva fatto l'Aurora sull'organizzazione dello sgabuzzino e niente, dobbiamo tirare fuori un po', pulire gli scaffali e dare una risistemata, e adesso ci pensa Aurora, come vi dicevo. Ok. Allora ragazzi, io a Stefano, gli ho detto che noi donne abbiamo gli ormoni, quindi ci arrabbiamo, perciò lui si deve rassegnare, tutta la vita sarà così. Sì, ho capito. Rassegnati. Ma te sei schiumata. Non importa, donne, datemi ragione, perché è così, quando ci abbiamo gli ormoni un po' ballerini, non devono rompere le scatole gli uomini, perché diventiamo nervose. Adesso puliamo insieme, ci fate compagnia e facciamo lavorare anche il marito, dai. Come il marito? Eh sì, dai, intanto svuotiamo tutto. Ma cosa svuotiamo? Dobbiamo svuotare tutto a pulire. Va. Vabbè, e intanto oggi che è sabato. Dai, io devo lavorare. Io gli ho fatto le frittelle. Basti. Ok, adesso, una volta svuotato tutto lo sgabuzzino, prendiamo tutte le confezioni aperte e le infiliamo dentro questi barattoli, in modo da eliminare carta, plastica e magari qualche contenitore, avere più spazio e più ordine ed essere anche più comodi. Però nel momento in cui vado a metterli nel barattolo, vado a tagliare la data di scadenza e in caso la cottura, il tempo di cottura, e la vado a posizionare con lo scotch sopra il barattolo di vetro, in modo che poi quando dovrò cambiare le cose lavo il barattolo, tolgo lo scotch e ricomincio da capo. Quindi cominciamo subito, iniziamo con i fiocchi di grano saraceno, li tagliamo bene. Ovviamente i barattoli sono già tutti puliti, svuotiamo dentro così. Ok, e poi sono carinissimi secondo me da vedere in dispensa. Allora chiudiamo, vediamo la data di scadenza dov'è. Poi scotch alla mano, prendiamo questo, lo mettiamo qua, così. E uno è pronto. In caso poi, per fare le cose anche fatte bene, diciamo che sarebbe meglio scrivere sopra che cos'è, però io in questo caso lo so che comunque sono fiocchi, sono tagliate anche proprio il nome di che cos'è, lo attaccate sopra con la data di scadenza e in caso il tempo di cottura, se è da cuocere. Ok, adesso abbiamo questo carrello, lo svuotiamo,
cambiamo la carta. Allora utilizzo il Winnis per pulirlo con un po' di Scottex, tanto gli do una passata veloce anche perché c'è sempre sulla carta e lo pulisco spesso. Gli diamo proprio una passatina. Poi andiamo a inserirci della carta pulita, della carta nuova, e ci andiamo a mettere le cipolle e le patate. E ci andiamo a mettere le nostre cipolle, l'aglio, in modo che restano al buio. Ok. E poi ci andiamo a mettere sotto le patate. Le patate, mi raccomando, non mangiatele quando hanno i germogli, perché non è che siano proprio salutari. Cercate di consumarle subito se le avete in casa, o ancora meglio lasciatele fuori in un sacchetto al fresco, se fa fresco. Se fa caldo lasciatele in casa, oppure compratene poche per volta. Già qua ne abbiamo prese tante, ma faremo un purè in modo da consumarle abbastanza in fretta. E poi lo riposizioniamo nel nostro sgabuzzino. Ok, mentre per i nostri amici pelosetti mettiamo i biscottini aperti, li mettiamo dentro qua, chiudiamo tutto. Ok, adesso puliamo un po' tutti i ripiani e poi facciamo ogni scaffale lo organizziamo, per dire, non so, qua mettiamo tutte le cose della colazione, il pane finché ce n'è. Qua magari mettiamo la pasta e i cereali, qua magari mettiamo le cose per i cani, quindi lo dividiamo un po' così a scomparti. Intanto puliamo e poi lo organizziamo. Utilizzo sempre il multiuso, perché tanto è solo un pochino di briciole, di polvere, non c'è. Lo pulisco spesso qua, quindi. Ok. Allora, qua mettiamo le cose della colazione, ma anche i crepe. Poi mettiamo la frutta secca in quest'altra, in questo modo, tutta la frutta secca, i semi aperti. E sotto mettiamo la scatola dei cereali e via di seguito. Teniamo il cestino qua, così non dà fastidio, e adesso vediamo insieme come abbiamo organizzato un po' gli scaffali. Allora, qua abbiamo liberato tutto, abbiamo pulito tutto e praticamente abbiamo messo tutte le cose della colazione, dai cereali alla frutta secca, altri cereali, fette biscottate, i biscotti, il latte, le bevande vegetali con marmellata, miele, altri cereali. Poi di qua invece abbiamo messo questo contenitore, sempre preso da IKEA, che abbiamo recuperato dalla cucina, e ci ho messo dentro cereali, la polenta, insomma le cosine aperte più piccole. Poi qua sotto invece abbiamo messo nei contenitori con scritto tempo di cottura e data di scadenza la pasta in questi barattoli, così è comoda. Tutta la pasta integrale, la pasta aperta, la polenta. Qua sotto abbiamo sempre messo cereali, sempre con, vabbè, questi qua non gliel'ho messo ma tanto li faccio fuori subito, il riso, la soia e il couscous. Qua ci sono le varie farine con delle paste aperte, in questo contenitore sempre preso IKEA. Qua abbiamo messo la macchina del pane e sotto lì abbiamo messo delle cosine che non usiamo, insomma cose che non ci servono. Mentre da questa parte di qua, nel ripieno sopra ho lasciato la macchina da cucire, mentre sotto ho, in questo contenitore, ho messo praticamente i legumi da aprire, i semi di canapa, che noi li usiamo molto, il farro, l'orzo, le lenticchie, insomma tutto qua dentro, sia quelle cosine aperte, perché non avevo più barattoli, sia che le cose chiuse. Qua abbiamo pane, semini vari. Sotto abbiamo un cestino dedicato alla preparazione dei dolci con i lieviti, lo zucchero a velo, le cioccolate, la fecola di patate. Qui abbiamo un barattolo con dentro tutte le forme per i biscotti, un altro barattolo, questo è vuoto in caso ci dovesse servire, e sotto ancora abbiamo tutte le cose dei cani, per i nostri cagnolini, quindi il mangiare, i biscottini. In questa scatoletta abbiamo messo le bustine, altri biscotti, le cose chiuse. Ok, mentre di qua
invece da questa parte c'è tutto il reparto scatolame vario, quindi le conserve, i pomodori, la passata di pomodoro, fagioli, sughi, mais. Qua c'è il sale grosso, qua c'è il lievito in scaglie che utilizziamo parecchio, bicarbonato e questa è la citrosodina. Qua c'è la brocca della coppa che usiamo per l'acqua. Qui devo ancora riempirlo perché poi facendo pulizie, buttando via cose, si libera anche del posto e meno cose tenete in casa è più facile tenere pulito e più facile tenere in ordine. Mentre di qua abbiamo le ricariche appunto per la brocca che dobbiamo poi mettere a posto, i contenitori per quando andiamo a prendere le uova dai nostri pusher delle uova, perché non cerchiamo di non andarle mai a comprare al supermercato, là dove possiamo. Mentre qua ho il repartino per le mie cosine, quindi i fiori di lavanda secchi, l'oleolito di lavanda che ho fatto poco tempo fa, quindi l'olio di lavanda che ho fatto poco tempo fa per il corpo, e qua ho messo varie cosine, la cera per fare le mie cosine, barattolini, insomma una scatolina a parte. Io di solito, visto che in questo periodo ho potato il nostro alloro, nei mobili della dispensa, nella cucina, a volte anche nell'armadio, prendo dei rametti di alloro e li metto così come sono all'interno della dispensa, dove ci sono comunque le cose, non so, le farine, le cose da mangiare, insomma così. Intanto fa profumo, tiene lontane quelle un po' fastidiose farfalline che si creano anche nelle cose da mangiare, e diciamo che è anche un po' decorativo. Io li metto proprio così, lo metto a caso, cioè lo metto vicino al cibo, così negli angolini, nei cestini, ecco, ne lascio sempre un po' in giro, magari l'ho già messo qua sotto così. E questo è un ottimo trucchetto per tenere appunto lontani fastidiosi farfalline o comunque questi animaletti che si formano nelle cose da mangiare. E poi comunque si sente anche il profumo dell'alloro ed è una cosa naturale, quindi se avete un po' di alloro fatevelo dare o compratelo, mettetelo anche voi nelle vostre dispense. Direi che qua l'organizzazione è abbastanza comoda, pratica, abbiamo pulito tutto, è tutto in ordine, ogni cosa al suo posto. Se vi è piaciuto come abbiamo organizzato la dispensa, lasciateci un like, un pollice in su, condividete i nostri video, mi raccomando continuate a seguirci, vi mandiamo un grosso bacione e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti!